Poi serve un elemento paragono nel gruppo, no? Sempre, serve sempre. E sono sempre io l'elemento paragono. Questo in generale. Benvenuti sul canale Mox Chronicles. Siamo David Chevalier e Flavio Aquilone. E siamo qui per fare la nostra creazione del nuovo personaggio di Flavio per la nostra prossima campagna di Dungeons & Dragons. Allora, Flavio, che tipo di personaggio avevi in mente a grandi linee? Quale classe sceglieresti? Allora, avevo pensato a un Warlock. In realtà non è stata la mia prima scelta, però giocando in altre campagne ho visto il Warlock ruolato da persone più esperte di me e in qualche modo mi ha molto attratto questa cosa. Quindi mi incuriosiva l'idea di portare un personaggio del genere, anche se è la mia prima esperienza con il Warlock, quindi non so bene che cosa aspettarmi. Sarà molto divertente, vedrai. Lo spero. Allora, Flavio, le vostre avventure si svolgeranno a Ravenrock, che è uno dei tanti regni del continente del Karimor, uno di quelli di terra, la mia ambientazione, ok? Per vari motivi, di ordine storico, geografico e soprattutto politico, terra non è ancora un mondo completamente globalizzato. Quindi questo aspetto ha delle ripercussioni nella creazione di un personaggio, in particolare per quanto riguarda la scelta del suo popolo di origine, ok? Allora, ogni regno o regione ha dei popoli residenti, altri non residenti e addirittura dei popoli che vengono considerati ostili. Certo, tu puoi scegliere quello che vuoi, però qualunque popolo, a prescindere dal popolo che tu sceglierai, la scelta che farai si rifletterà ovviamente su come il tuo personaggio verrà percepito dagli altri. E quindi alla fine questo si tradurrà in uno spunto narrativo che noi poi argomenteremo, ok? Alla luce di questo, quale popolo avevi in mente? Allora, avevo in mente di ruolare un tiefling. Mi interessa molto come personaggio, mi piace proprio questo aspetto, insomma, ambiguo, questa dualità che ha e non lo so, mi affascina molto come personaggio. Ok, sono molto contento di questa tua scelta perché nella mia ambientazione i tiefling sono un po' particolari. Oh, tiefling, ecco, vedi? Tiefling e Asimar sono un po' particolari perché i tiefling sono un popolo recente. Tiefling e Asimar sono recenti e hanno, diciamo, una storia abbastanza travagliata. Esistono da una trentina di anni nella mia ambientazione e in particolare sono nativi proprio di Ravenrock, il regno in cui giocherete le vostre avventure. Perfetto, ottimo. E, di quale genere vuoi che sia il tuo personaggio? Genere maschile. Quali vorresti che fossero i tratti distintivi della personalità del tuo personaggio? Ma allora, guarda, non svelerei troppo. Mi piacerebbe proprio che il personaggio venisse fuori poi giocando col tempo. Però in linea di massima me lo immagino un personaggio molto intrigante, interessante, ma allo stesso tempo inquietante. Vorrei proprio che i giocatori, i compagni dell'avventura, ma anche i personaggi che poi incontra nell'avventura, sentissero quasi un senso di disagio, no? Perché me lo immagino proprio a metà tra l'affascinante e il carismatico, ma l'inquietante in senso negativo, chiaramente. Certo. Una di quelle persone che magari non ti ispira fiducia subito, no? E quindi me lo immagino proprio così, ecco. È chiaro, siccome già ho spiegato prima, in effetti nella mia ambientazione i tiefling già generano questa reazione un po' negli altri di diffidenza, vista insomma un po' la loro storia. Quindi, però è anche interessante giocare proprio su questa dualità, no? Non si sa bene se puoi fidarti di lui o meno, se è sincero oppure se è una maschera quella che ha. Sarà interessante scoprirlo piano piano. Ok. Ti vengono in mente altri aggettivi che potrebbero descrivere qualche altra sua caratteristica? Allora, aggettivi, beh, direi che sicuramente è una persona, me lo immagino tenebroso, però tenebroso non in un senso positivo, un po' cupo anche, no, nell'atteggiamento, quindi a volte... Diciamo, non è proprio Mister Simpatia? No, ecco, magari come primo approccio no, può non risultare simpatico, però lui vorrebbe essere simpatico, lui vorrebbe essere accolto, appunto, quindi il tentativo che fa è quello di essere sempre la persona più ben vista della stanza. In sintesi, quali diresti che sono i principali pregi del tuo personaggio? Ma allora, di pregi secondo me ne ha parecchi, come ti dicevo, oltre a questo fascino incredibile, questo carisma, mi immagino proprio
un personaggio in grado di analizzare la persona con cui sta parlando e cercando, diciamo, degli agganci per sviluppare poi un discorso che possa in qualche modo andare a suo favore. Cioè, me lo immagino proprio opportunista. Un opportunista, ma anche un grande ammaliatore. Questo non necessariamente è una cosa positiva, no, nel senso che potrebbe avere anche dei risvolti negativi, però me lo immagino uno che sa come piacere le persone. Okay. E intuitivo comunque. Molto intuitivo, estremamente intelligente, anche paraculo, ecco. Ci piace. Sicuramente me lo immagino così. Paraculo ci piace. Vero? Sì. Poi serve un elemento paraculo nel gruppo, no? Sempre, serve sempre. Sempre. E sono sempre io l'elemento paraculo. Questo in generale. No, vabbè, non sempre, dai. E i suoi difetti? Beh, chiaramente questa sua particolarità, questo suo voler essere sempre ben visto da tutti, no? Oltre a risultare stucchevole in un certo senso, lo porta un po' a comportarsi in modo innaturale, quindi spesso non si sa mai se le sue azioni siano sincere oppure veicolate da questa sua necessità di essere sempre ben visto e ben voluto da tutti. È un po' artefatto, è un po' costruito. Sicuramente a un primo aspetto può sembrare sia artefatto che costruito, lui ovviamente non vorrebbe sembrare questo. Poco spontaneo. Sì, poco spontaneo e tende a non vivere in maniera positiva le critiche. Ah. Non accetta le critiche. Bene, questo è interessante. Potrebbe generare delle belle dinamiche con gli altri personaggi, questo è interessante. Beh sì, anche perché insomma di critiche è facile insomma che vengano fuori e lui non risponde bene alle critiche, no. Il tuo personaggio persegue un ideale particolare? Diciamo che il suo obiettivo è quello di essere amato e essere popolare. Essere accettato, diciamo. Quindi in linea di massima ogni azione che lui fa, lui vuole fare del bene agli altri, ma è un po' come se questa azione, questo desiderio che lui ha di fare del bene non sia finalizzata a rendere l'altro felice, ma a soddisfare un proprio ego e a cercare approvazione da parte insomma degli altri. Quindi un po' un secondo fine, ecco. Ok, va bene, quindi diciamo è un po' un narcisista, ok? Un po'... Sì, possiamo definirlo un narcisista, sicuramente è un aspetto, ecco, un po' particolare del suo carattere. Ok, adesso parliamo un po' invece delle origini del tuo personaggio. Come immagini, insomma, la sua famiglia? Hai ancora i genitori? E quanti anni ha il tuo personaggio? Allora, il mio personaggio ha una 30 d'anni, direi proprio 30. La sua famiglia, ovviamente, lui ha legami con la sua famiglia adottiva, perché lui è orfano e quindi ha... diciamo che ha un rapporto buono con la famiglia adottiva. È riuscito a instaurare un rapporto più con la madre che con il padre, nonostante ovviamente dinamiche familiari che sono all'ordine del giorno. Credo che il rapporto con la sua famiglia sia un elemento abbastanza importante per il suo carattere. È un personaggio che comunque in qualche modo si sente diverso rispetto agli altri, proprio perché è cresciuto in un contesto che lo ha reso particolarmente esposto anche a livello emotivo, no? E quindi ha cercato di camuffare, diciamo, questa sua inadeguatezza, sì. Con delle maschere che ha messo nel corso del tempo. Come se avesse un po' imparato queste maschere anche un po' volendo dalla sua famiglia. Quindi sicuramente ha avuto un grande supporto dalla famiglia, ecco. I genitori non l'hanno mai fatto sentire diverso e l'hanno sempre supportato. È chiaro che poi è quello che uno sente dentro, certo. No? Rispetto anche agli altri. Però è una tematica che viene fuori spesso. Bene, vedremo di tirarla fuori ancora di più allora. Anche se sono genitori adottivi, hai qualche idea riguardo alla loro professione? Sì, in realtà mi ero immaginato due persone molto altolocate di cultura. Entrambi magari possiedono una biblioteca, uno dei due magari è un archivista, quindi... Possiedono o lavorano per una biblioteca magari di una città, insomma, presso magari magnate o qualcuno del genere, anche volendo, o proprio vuoi che insomma ci tieni particolarmente che loro stessi siano magari dei magnati o possiedano la biblioteca? Non li ho immaginati proprio dei magnati, però mi piaceva pensare che fossero proprio i proprietari di questa biblioteca. Ah, proprietari, okay. Sì, quindi ovviamente insomma si respira cultura in famiglia, è cresciuto in un contesto sociale molto agiato e questo sicuramente fa parte anche del suo background in maniera positiva. In che rapporti è il tuo personaggio con i suoi genitori, a questo punto adottivi? Direi un ottimo rapporto. I genitori hanno sempre fatto in modo di
farlo sentire amato e compreso. Non hanno mai creato differenze tra lui e sua sorella, che invece è la loro figlia naturale, diciamo. Hanno cercato di crescerli entrambi senza creare differenze tra loro due. Ha un rapporto migliore forse con la madre, per affinità proprio di carattere, però in linea di massima si sente molto amato da entrambi. Il tuo personaggio ha fratelli o sorelle? Se ce li ha, che cosa fanno? Ha una sorella, che è la figlia biologica della coppia che l'ho adottato, e ha dei ricordi di un fratello assolutamente identico a lui, diciamo un gemello. Bello. Con il quale ovviamente ha perso completamente rapporti, che non vede più, e quindi non conosce bene questo fratello, ma ha questo ricordo proprio di avere un fratello biologico. Bello. Questo è molto interessante, perché possiamo fare, insomma, già mi vengono un sacco di idee, tipo chissà che fine ha fatto ovviamente questo fratello gemello, magari, non lo so, potrebbero riaffiorare prima o poi delle memorie sepolte, no? E questo lo scopriremo poi nell'avventura. Interessante, infatti per me sarà un piacere scrivere e argomentare questi spunti. Bene, bene. In che rapporti è il tuo personaggio con i suoi fratelli o sorelle? Allora, il rapporto con la sorella non biologica, diciamo, con la sorella, la figlia naturale della coppia adottiva, è un rapporto molto conflittuale. La sorella, appunto, è leggermente poco più grande, quasi coetanea, ma poco più grande, e in qualche modo ha sempre avuto un modo di approcciarsi a lui abbastanza ostile. Quindi non l'ha mai accettato al 100%, si è sempre sentita in qualche modo scavallata, no? Anche il fatto che i genitori abbiano cercato in tutti i modi di trattarli e crescerli in modo equo, insomma, senza far sentire la differenza tra loro due, lei non l'ha mai vissuta bene questa cosa, e quindi lui è uno dei motivi per cui si sente inadeguato proprio, è il suo rapporto con la sorella. Diciamo, accentua le insicurezze che lui comunque già aveva dentro di sé. Senza dubbio. È sempre stato costretto a indossare anche con lei una maschera. Ma lui più che altro ha sempre cercato di farsi accettare da lei. Okay. Diciamo che allo stesso modo cerca di farsi accettare dalle altre persone, proprio perché si è sentito rifiutato in famiglia. Okay. Dalla sorella. Okay. Questa era un po' la mia idea. E allo stesso modo è molto attratto dall'idea di questo fratello, di questo gemello che ricorda, insomma, di avere, ma non ha ricordi, diciamo, concreti, ha memorie abbastanza selettive, insomma. Però è molto curioso di scoprire di più. Certo, certo, vuole sapere anche che cosa ha in comune, oltre all'aspetto e al fatto di essere un fratello biologico, ecco, quindi si chiede molto spesso chissà insomma lui come è cresciuto, chissà cosa ha vissuto. Quindi questo secondo me potrebbe essere una cosa che a livello narrativo offre diversi spunti importanti. Sì, sì. Per far emergere, anche per far crescere proprio il personaggio. Senza dubbio. Bene. Il tuo personaggio ha altri legami extrafamiliari che considera importanti? No, in realtà no, nel senso che oltre a quelli di cui abbiamo già parlato non ha altri legami. Va bene, ci può stare. Sicuramente ne verranno fuori tanti altri, insomma, comunque oltre a quelli del tuo passato ne verranno fuori sicuramente tanti altri. Ok, siamo arrivati all'ultima domanda finale. Dunque, ti viene in mente, così, su due piedi, un evento significativo nell'infanzia del tuo personaggio? Beh, stavo pensando a un evento che in qualche modo possa averlo segnato, no? E quindi pensavo a un rapporto, o più che altro un amore adolescenziale, vissuto ovviamente con la leggerezza di un adolescente, con una ragazzina che in qualche modo lo ha fatto sentire non solo normale e accettato, ma con la quale non ha dovuto fare sforzi per essere, appunto, per essere accolto. Quindi in qualche modo lui ricerca poi, no, anche negli altri rapporti, quella sensazione di essere di accettazione, di essere ben voluto per quello che è, senza faticare ogni volta per farsi accettare, oppure per risultare simpatico o interessante. Semplicemente per non indossare più quelle solite maschere che invece hai cercato e cerchi tutta la vita. Esatto. Insomma, di continuare, o almeno per provare a non farlo. Esatto. Quindi sì, sicuramente quello è un più che un aneddoto, proprio un rapporto che lo ha cambiato molto, che lo ha fatto sentire importante, e quindi... Ma è stato un rapporto fugace, oppure insomma che si è coltivato per un po' di tempo? Ma penso sia irrilevante. Io me lo immagino abbastanza fugace. Okay. Nel senso,
non uno di quei rapporti che va avanti per anni, però è proprio una sensazione che gli è rimasta addosso. Ok, allora questa era l'ultima domanda. Su tutte queste domande io costruirò il tuo background e provvederò ovviamente, insomma, a darti, diciamo, un aggancio all'avventura e a inserire il tuo personaggio nell'ambientazione al meglio del... Io non vedo l'ora, non vedo l'ora, sono emozionatissimo, guarda, non vedo l'ora di cominciare. No, diventa, è un personaggio molto interessante. Sì, anche, sì, può essere anche difficile, però... Ha diversi risvolti anche per il fatto proprio della scelta del tiefling nella mia ambientazione un po' particolare, quindi insomma... Sono contento, dai, adesso vediamo di trovare... Secondo me ci divertiamo, ci divertiamo e speriamo, insomma, di fare un bel percorso. Va bene, grazie Flavio. Grazie a te. Ciao.